Apriamo la serie delle nostre interviste con il segretario federale della Lega Nord, presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, rilasciata oggi a Milano a margine dell'assemblea annuale di Assolombarda. Un commento su questo calo di affluenza alle elezioni, insomma, è nuovamente un dato politico difficile da digerire, forse. E la reazione nei confronti del molto serio, su cui riflettere, perché ne va della democrazia, no? La rappresentanza democratica. I partiti devono fare uno sforzo immenso per rinnovarsi, per rinnovare l'offerta politica e per recuperare credibilità. Assolombarda elegge oggi un nuovo presidente, sappiamo il peso non soltanto per il numero di imprese di questa associazione, insomma c'è molto da lavorare. Sì, c'è molto da lavorare. Io dirò oggi che la Lombardia è a fianco del mondo delle imprese, la regione. Abbiamo fatto cose importanti in questi due mesi, abbiamo messo a disposizione 1 miliardo di euro, un pacchetto di sostegno alle imprese, abbiamo rifinanziato Confidi, abbiamo approvato una legge che consente di aprire 3.000 cantieri con un giro d'affari di 500 milioni di euro. Beh, abbiamo fatto tante cose a sostegno delle imprese. Conosco già Felice Rocca e sono sicuro che con lui ci sarà un'ottima collaborazione. E ringrazierò anche Alberto Meo Martini, ricordando la straordinaria collaborazione avuta con lui da Ministro dell'Interno per contrastare il malaffare e l'infiltrazione della criminalità organizzata proprio nel mondo delle imprese. E questa attenzione deve essere mantenuta e rafforzata in vista di Expo. 42 milioni di euro avete già anticipato voi come regione per la cassa integrazione in deroga, però i sindacati lanciano ancora l'allarme, alcuni rischiano di restare scoperti. Sì, certo, siamo sempre in trepida e fiduciosa attesa che il governo ci dica quanti soldi ci dà. Noi i soldi li abbiamo, possiamo e vogliamo anticiparli, però voglio la garanzia che il governo me li darà, perché io posso anticiparli ma non sostituirmi al governo. E quindi oggi c'era il ministro del lavoro qua e gli chiederò di dirci con certezza quanti soldi arriveranno alla Lombardia, dopodiché noi nel giro di pochi giorni siamo in grado di anticiparli. Accoglie il messaggio che arriva dalla nuova presidenza di Assolombarda? Con grande attenzione, noi ci siamo già mossi, in due mesi abbiamo fatto subito, preso iniziative importanti, abbiamo trovato 1 miliardo da mettere a disposizione delle imprese per pagare i debiti della pubblica amministrazione, per investire su innovazione e ricerca, abbiamo rifinanziato Confidi, abbiamo approvato una legge che sblocca 3.000 cantieri e dà lavoro in puro rito ambrosiano. Adesso mi incontrerò col nuovo presidente per vedere come collaborare, perché interesse della regione mio, io voglio riportare, mantenere la regione in cima alla classifica, al posto che merita la regione Lombardia, la prima tra i 4 motori d'Europa, e aiutare le imprese a competere in giro per il mondo. Il tema grande diventa il federalismo da tutti gli interventi emersi. Quindi la sua sfida per la macro regione, il 75% delle tasse da rimanere qui, diventa di estrema attualità. Ma certo, è il programma su cui ho vinto le elezioni, quindi il mio impegno che intendo mantenere. Trattenere qui i nostri soldi, i soldi pagati dai contribuenti lombardi, almeno il 75% di questo entro la fine della legislatura. Abbiamo già avviato contatti con il governo e sarà un compito difficile, ma l'impegno c'è. E nel frattempo vedere che cosa concretamente fare per aiutare le imprese, per aiutare i giovani a trovare lavoro, per aiutare i lavoratori che sono in difficoltà. Ecco, quali gli interventi soprattutto per il mondo giovanile, Presidente? Il 41% di giovani non trova lavoro in questo momento. Sì, il tasso di disoccupazione in Lombardia è il 26% dei giovani, tasso molto inferiore a quello italiano, però è il doppio di quello che era 5 anni fa, e questa è la mia forte preoccupazione. Abbiamo delle misure, delle iniziative per lo start-up di nuove imprese, per esempio adesso stiamo facendo un monitoraggio del demanio agricolo regionale, perché io voglio mettere a disposizione di giovani che vogliono mettere su un'impresa agricola terreni di proprietà della regione in modo gratuito, start-up, aiutarli in questo. E poi altre misure per aiutare l'assunzione di giovani, ma come è stato detto oggi, preliminare tutto è la cancellazione della controriforma Fornero, che ha determinato danni all'occupazione giovanile. È una norma
che può modificare il Parlamento, non la Regione, e mi aspetto che lo faccia rapidamente. Il mio Presidente ha insistito molto sull'autonomia, ha detto a volte questa autonomia, anche il decentramento sembra un po' apparente, bisogna rivedere il titolo quinto, cosa si può fare? Chi ha detto questo? Il neo Presidente Rocca. Sì, quasi più leghista di me da questo punto di vista, no scherzo, non è leghista, però è uno che ha le idee chiare e io sono d'accordo con lui e col Presidente Squinzi, entrambi hanno parlato di questione settentrionale, del problema del Nord e io voglio interpretare questo, una soluzione concreta alla questione settentrionale, poche chiacchiere e tanta concretezza, è quello che abbiamo fatto in questi meno di 3 mesi dall'inizio della giunta del governo della Lombardia, è quello che ho voluto trasmettere col mio intervento, le cose concrete, non le chiacchiere, questo è il mio modo di operare. Soldi per la cassa integrazione in deroga, i sindacati dicono che non tutti copriranno i lavoratori. Ma anche qui io svolgo una funzione di supplenza nei confronti del governo. Quando il segretario regionale della CGIL mi dice che devo fare e che non faccio, forse non sa bene come funzionano le cose, o meglio, lo sa, però dice cose che non corrispondono al vero. La cassa integrazione in deroga è uno strumento, lo conosco bene perché l'ho inventato io da ministro del welfare, è uno strumento finanziato dalla fiscalità generale con un provvedimento del governo e del Parlamento. Io ho detto come Regione Lombardia, per accelerare i tempi, sono disposto ad anticipare i soldi che però deve mettere il governo. Il governo mi dice per la Regione Lombardia ci sono queste risorse, io le anticipo, però non posso sostituirmi al governo, devo sapere quanti soldi il governo mette, dopodiché glieli do subito io, però finché il governo non mi dice quanti soldi mette io non posso sostituirmi al governo, a meno che il governo dica i problemi del lavoro, tutte queste questioni, competenza esclusiva della Regione, facciamo la riforma del titolo quinto, noi siamo pronti, io sono felice, ma non posso sostituirmi all'inerzia del governo, questo è la verità dei fatti.